Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Israele si fermi. Queste le recenti dichiarazioni rilasciate da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio ed esponente della destra blu et neoliberale, filo bancaria, filo atlantista e anche, Sava Sandir, filo israeliana. Come mai adesso Giorgia Meloni inverte la rotta e anziché giustificare sempre e comunque le politiche di Israele, come finora ha fatto lei, ma come ha fatto anche il governo da lei presieduto, inizia a essere critica verso Israele? È evidente il perché: nei giorni scorsi Israele ha colpito le basi italiane in Libano, un ennesimo atto di follia criminale di Netanyahu, e adesso il governo italiano, che finora aveva giustificato, se non santificato, il modus operandi di Israele, le politiche criminali e imperialistiche di Netanyahu, cambia tendenza, si accorge, anche se un po' tardivamente a onor del vero, che Netanyahu non è, come usa dire, uno stinco di santo, ma è anzi, dico io, possibilmente un criminale di guerra nelle sue azioni sconsiderate. Lo dico da tempo e lo ribadisco anche ora: la lotta contro il terrorismo da parte di Israele è ormai palesemente indistinguibile dal terrorismo stesso, dacché le politiche con le quali Netanyahu ha risposto all'orrendo terrorismo di Hamas sono esse stesse orrendamente terroristiche. E questo è il punto fondamentale su cui bisogna richiamare l'attenzione, e fa piacere che se ne sia accorta, anche se con un lievissimo ritardo, perfino Giorgia Meloni.